Giocatrice di basket, modella ed influencer, è stata Valentina Vignali a chiudere il 2019 dell'Arezzo Passioni Festival. Alla Feltrinelli Point ha raccontato se stessa e il libro che ha scritto, Forti come noi, partendo appunto dal tema della grave malattia che l'aveva colpita. Il mio obiettivo è quello che le persone che magari stanno passando un momento difficile possano trovare forza nella storia di una persona che ha risolto il problema. Quindi ci sono una serie di momenti in cui non serve un parere medico, che ovviamente io non posso dare, ma un supporto psicologico, perché sono momenti veramente difficili. Quindi il fatto di trovare un personaggio famoso che molti idealizzano, quando idealizzi il personaggio famoso sembra che nessuno possa mai fargli del male, che la sua vita sia perfetta, che tutto sia al suo posto, invece no, è un essere umano come tutti gli altri, quindi aiutare chi sta passando un momento magari complicato. Altro tema caro alla giocatrice è quello della lotta all'odio sui social. Mi hanno augurato la morte quando stavo male, cioè sul web c'è una flora e fauna di gente pazza, quindi è ovvio che un conto magari è ricevere un certo tipo di commenti in età tenera, quando sei piccolo, che ancora non sei formato, sei debole, un conto è riceverli quando sei più grande, che hai, come dicevo io, le spalle larghe. Se insultano Valentina Vignali è un conto, se insultano la ragazzina che magari fa la seconda media è un altro, quindi è un atteggiamento sbagliato a prescindere, che però con internet si è un po' diffuso a macchia d'olio. Ed è sbagliato. È così calato il sipario su un grande anno dell'Arezzo Passioni Festival. Per il 2020 ancora bisogna organizzarci, faremo qualcosa di bello, di positivo in vista anche dell'edizione estiva 2020, che sarà molto ricca.